24 e Sole 24 Ore. E ora torniamo in Italia e parliamo di una opera infrastrutturale che da molto tempo è in corso di realizzazione, il Mose di Venezia. Oggi il neo presidente, insomma si fa per dire, del Veneto, Zaia, ha organizzato una visita sul cantiere ed è una curiosità per tutti sapere a che punto sono i lavori. Silva Menetto, in mezzo al mare, buongiorno. Buongiorno, io in mezzo al mare, alcuni colleghi sono invece a sorvolare nel giro in elicottero sopra i cantieri del Mose. Il 63% dei lavori ormai eseguiti, come avete detto, Luca Zaia ha deciso di portare un cospicuo gruppo di giornalisti italiani e anche stranieri a vedere a che punto sono questi lavori, una visita ufficiale a quello che è il primo committente, è stato definito proprio così, della regione Veneto, dato che il sistema di dighe mobili che deve salvare Venezia dalle acque alti impiega direttamente o indirettamente 3.000 persone e continuerà a farlo. Imponenti davvero i cassoni in cemento armato che sono in costruzione e che a metà del 2011 saranno posizionati sul fondo del mare alle tre bocche di porto di Venezia. Ai cassoni saranno ancorate 78 paratie mobili che si alzeranno ovviamente ogni qualvolta l'altezza dell'acqua raggiungerà un pericolo per la città. Il costo di quest'opera di macroingegneria è stimato intorno ai 4 miliardi e 700 milioni di euro, di cui solo 3 e 2 sono stati finora assegnati. Dicevamo che è un'opera veramente mastodontica di cui non esistono precedenti, su cui dunque sono puntati gli occhi di tutta la comunità scientifica e non solo. E al presidente del Magistrato alle Acque, Patrizio Cuccioletta, è toccato ribadire anche questa mattina che intorno al Mose ruoterà poi tutta una serie di realtà imprenditoriali e scientifiche che consolideranno proprio Venezia ai vertici della ricerca, e lo ha ribadito anche Luca Zaia. A questo punto gli occhi del mondo sono proprio puntati su Venezia per vedere ovviamente come si muoverà il Mose una volta che sarà completato nel 2014 e come potranno essere date. C'è ottimismo sulla data del 2014, Silva, in un secondo, prima di chiudere? Prego? C'è ottimismo sulla data del 2014? Il 2014 è una data possibile, sempre che i finanziamenti continuino ad arrivare, ecco, esattamente come sono arrivati in questi anni. È sempre un problema di finanziamenti, certo. Grazie Silva Menetto. Lasciamo le acque del...